Parliamo ora dell'interno cabina, che come detto ha guadagnato il 10% di volume totale interno, con una larghezza di un metro, una profondità di 1,35 m, le superfici vetrate completamente piatte, sia laterali che frontali, un nuovo sedile più avvolgente per una miglior vivibilità dell'operatore e una piattaforma completamente sospesa sulla quale si muovono il sedile e le console con i joystick.